Fuzziland è l'expo dei distretti agroalimentari del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente, che utilizza una piattaforma molto, molto particolare, cioè la Casba e la Medina di Mazara del Vallo, che è un luogo dove naturalmente negli anni si è sviluppata un'area di pacifica convivenza, di accettazione, di rispetto e di dialogo fra popoli che hanno culture diverse, che mangiano cose diverse, che parlano lingue diverse e soprattutto che hanno religioni diverse. Fuzziland spazia in tutto il settore dell'alimentazione blu, dell'alimentazione che guarda al pianeta e che guarda soprattutto alla rigenerazione delle risorse. Non a caso i distretti dei cereali, delle carni, dei formaggi, degli agrumi, del pesce, del vino, dell'olio e di tutte le altre specialità credo che siano tutti propensi a costruire forme di rispetto dell'ambiente in cui i prodotti vengono generati, ma soprattutto quello di rispettare i consumatori, il consumatore finale. E devo dire che in questo ambito la Sicilia è una terra straordinaria, perché è capace di dare ai consumatori ciò che loro desiderano, qualità e soprattutto sicurezza. Sicurezza alimentare, sicurezza dei luoghi di origine, ma sicurezza soprattutto nell'avere delle bontà nelle nostre tavole. E quello del dialogo è centrale, il dialogo interreligioso, perché lì si incontrano i rappresentanti delle religioni ebraica, piano, musulmana, bektashi ed altre ancora, in una invocazione comune che viene fatta proprio per rappresentare la volontà di tenere uniti i popoli e di fare in modo che si possa lavorare per un'unica causa. D'altra parte tutte le religioni hanno un obiettivo e una causa comune, cioè quella di costruire la pace.